Vabbè, però lui fa amico, sì, no, quello quindi sì, oggi devi tu fare un moderatore, Ah, sei tu presentazione che presenti di il suo amico Angelo Periglio. Va bene. Ok, vai. Sta già girando? No. Ottimo. Bene, allora questo qui è il lavoro che queste sono foto tutte tue. Sì. Però è stato il lavoro che è nato da Beh, lavoro. intanto, cioè, tu devi presentare. Angelo Ferrillo, io non sono bravo a fare queste cose. Angelo Ferrillo, fotografo amico, fotografo Fuji per chi fosse interessato a questi dettagli. Questo qua è un lavoro che contiene tutte foto sue, ma è nato da un workshop che è stato organizzato con Fuji a New York da Angelo. In cui secondo me è uno di quei workshop che ha funzionato bene. Perché? Perché ha messo insieme bene i pezzi. Le persone avevano un'idea diversa, le persone avevano una visione, le cose sono state affiancate e c'era veramente dei punti di vista differenti. C'era chi cercava, c'era chi mostrava foto dove le persone non si vedevano chiaramente, erano nascoste da qualcosa, le immaginavi. C'erano altre foto invece più street, più classiche. C'erano foto dedicate al paesaggio, c'era gente che aveva interagito con le persone, aveva fermato e aveva chiesto dei ritratti. Ed era bello, c'erano quante? 5-6 aree? Una roba del genere. 5, Ok. 5, perché abbiamo fatto una mostra. Dove c'era un bel mix. E queste invece sono le foto di Angelo, giusto? Sì. Tutte tue, E che sono che è stata state. inaugurata l'altro ieri, mi sembra. È Esatto, stata sì. inaugurata mercoledì a Cryptos Materia, che è una galleria che è in Panfilo Castaldi, e la cura del lavoro è di Filippo Rebuzzini, mentre invece la parte testuale, l'introduzione alla mostra, è a cura del padre Maurizio Rebuzzini. Grande Maurizio! Fino a quando rimane su? Allora, la mostra rimane fino all'11 novembre e sarà possibile vedere una selezione del lavoro perché il lavoro globale consta di circa 120 scatti, mentre invece esposti ce ne sono 23. Però in realtà è un po' un'idea diversa di mostra perché essendo la galleria in due piani, cioè il lavoro portante al primo piano, mentre invece al piano inferiore c'è una sorta di retrospettiva del fotografo, quindi diamo la possibilità a chi guarda il lavoro di capire il fotografo che visione ha. Infatti sono esposti altri due lavori, uno sempre realizzato per Fuji, che è la processione di Sant'Anna a Castelbuono in provincia di Palermo, e poi c'è un lavoro che ho fatto in Francia su un campeggio che durante il periodo invernale dà ospitalità a persone disagiate economicamente, affittando delle roulotte mezze dismesse a prezzi veramente molto popolari. E in più ci sono attrezzature, pubblicazioni, cioè quindi c'è la possibilità di vedere me al di fuori di quel lavoro e poi c'è un'intervista filmata che va a loop. Quindi è un 360 gradi. Multimediale. Posso No. farti una domanda? Certo. Ma Angelo, tu come nasci fotografo? Perché hai scelto questa strada? Ma in realtà io avevo scelto quella di fare l'ingegnere, perché io ho studiato ingegneria, ho progettato per circa 19 anni e nel contempo mi dedicavo anche alla fotografia. Poi sono crollati i ponti che ha Poi progettato, sono quindi. tornati a Quella di Roma. Messina, Sì. immagino. Esatto. No, allora funziona così: a 17 anni mio padre mi regala una Polaroid e io compio gli anni ad agosto. Vabbè, ma iniziato tutti con la Polaroid, pazzesco. Niente. Io alla comunione, mio padre aveva aperto il libretto di risparmio al Banco Lariano, che adesso non esiste più, poi è diventato San Paolo, e c'era la Polaroid, ce l'ho ancora. Tutti con la Polaroid abbiamo iniziato. Solo che io compiendo gli anni ad agosto, avendo 17 anni, non ho apprezzato tantissimo il regalo, anzi, mi sono anche un po' incazzato. Poi dopo circa un anno ho iniziato a giocarci un po' e poi mi sono avvicinato alla pellicola con una E1 col 28 mm e da lì poi è un po' tutto in discesa. Ho portato avanti l'idea del 28, la mia visione a 28 mm praticamente da sempre. E invece, Gabriele, il tuo focale preferito qual è? 35, 50, anche 28, dipende. Non mi scosto tanto da quelle, basta che non distorca troppo, che non aggiunga troppi effetti, quindi non tele, non troppo grandangolari, perché non, mi cambia la realtà di quello che vedo e non riesco più, a meno che non siano cose lavorative, cioè impegni professionali dove allora devi raggiungere uno scopo, allora uso qualunque cosa. Però tendenzialmente, almeno negli ultimi 10 anni, tendo a usare focali normali, 28, 35, 50, così, ma ottiche che ti fanno vedere quello che c'era. Invece Angelo, oggi è che focale stai usando?
18 mm di Fuji, che è il 28 equivalente. 28. Allora, diciamo che c'è un po' da dividere le cose. Non cioè, è quando... proprio 28. No, 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 è 28. No, 28. Allora, c'è da dividere un po', allora, quando faccio commissionati, comunque sì, lavori certo. corporate, allora devo essere un po' più dinamico. Certo, ok, però cioè, per le mie cose... Cioè. Io vado in giro solo con un corpo e col 28, col 18. Sì, anch'io. Sì, sì. È un po' snobbato da voi, cioè, no, no, assolutamente. Io, a me piace da morire perché Pancake è fantastico, piccolino. E guarda, questo qua è fisso qui, guarda. Su questa non puoi proprio togliere. Certo. È bello quell'obiettivo lì, è lo stesso. Certo. In effetti l'altro giorno ho dato anche Marco Negri, sì. No? Sì, tu devi prendere questo, cioè lui sì. si è innamorato immediatamente di 18. Ma infatti. Ah, che bello, che bello. Ma se adesso nei prossimi giorni veniamo io Marco. Sì. Dobbiamo venire, sì. Ma io anche sulla mia M6, che anche mi ha regalato mio padre perché non me la potevo permettere. Poi finalmente c'è cioè, un grade up Polaroid. No, e lì uso il 28-2. Fantastico. Ma no, ma sono belle focali, assolutamente. Bene. Ok, Angelo, allora... Veniamo a vedere la tua mostra. Sì, andate, sì, andate. Sì, andate tutti e vi ringrazio tantissimo, grazie anche grazie Gabriele. A te. Grazie a te. Beh, io il sì, lavoro è allora, suo, adesso. Una bella spazio. Normalmente quelli, cioè uomo grosso grosso scrivono piccolo piccolo, non dici? So. Sì. Ma non ci ho mai fatto caso. Cioè, no, cioè... Ma lui è grosso anche nella scrittura. Anche il suo cane è grosso. Sì, cioè, i miei vabbè. Due cani sono grandi. Sono... Ho un labrador e un boxer. Oh, quindi... Belli. Teniamo questo. Ma è super segnato sto obiettivo qui. Allora, questo qui è stato comprato con... il 18 però è stato comprato bello con la prima Pro 1, quindi ha 5 anni. E ha qualche segno di usura abbastanza evidente. Vabbè, però funziona. Basta che funziona. Sì, sì, non sono mai stato feticista della, perché, dell'estetica del mezzo. Voi fate tipo mentale. Ma no, ma va, figurati. Grazie. Grazie a te. Bellissimo, eh? Guardate. Tra l'altro la copertina della fanzine è abbastanza a tema con il periodo. Sì. Perché certo. Ci sono le elezioni in America, quindi. Tu fai tifo per Trump, vero? Bene. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. A te.